17 novembre 2023, degli hater entrano nel mio terreno e distruggono l'auto di mia madre. Prima cominciano a scriverla e poi passano alle martellate. Ma come ha reagito mia madre a tutto questo? La mia macchina, Giada, la mia macchina! Mamma, io te l'avevo detto, mamma, stai calma, mamma, stai calma! Me l'hai ridotta così! Mamma, stai calma, mamma! Guarda, non c'è più niente! Mamma, stai calma, mamma, sto registrando per questo, ora andiamo dalla polizia, mamma! Mamma, stai calma, mamma! Mia mamma era disperata anche perché aveva risparmiato molti anni per potersi permettere quest'auto. Aspetta, aspetta Maria! Ragioniamo, ragioniamo, possiamo fare una cosa. Non ci sono le telecamere. Mamma, ho capito. Mamma, aspetta, Giada, per favore. Una mamma, lo so. A me? Io cosa ho fatto di male? Stronza a me! Era rimasta senza parole, era tra lo shock ed un attacco di panico, regà. Ed era veramente, ma veramente rattristata. Ma poi guarda! Guarda cosa c'è scritto, stronza! Stai calma. Chi me la dice queste parole? C'è rimasta malissimo che delle persone avessero scritto stronza sulla sua auto. Saranno stati. Saranno. Mamma. Un gruppo di hater, mamma. Ma chi sono questi hater? Mamma. A questo punto entra in panico. Non sa se andare dalla polizia o vedere le telecamere. Ma di sicuro non riesce a star ferma. Stai calma, mamma. Andiamo a vedere le telecamere. Mamma, ora, mamma, io le ho guardate. Mamma. Mamma, stai calma. Mamma, mamma, ho guardato le telecamere. Non c'è più niente qua. Tutte si sono rubate. Sono degli animali. Oddio, mamma. Mia. Avete capito bene, i ladri avevano rubato qualsiasi cosa, anche i sedili della macchina. Tutto questo era assurdo, regà, ma era la pura verità. Mamma, stai calma, mamma, che i vicini si non sono affacciati. I vicini. Frega, mamma, vicini. Mamma, stai calma. Sono pure vicini che mi hanno rubato. Ma no, mamma, stai tranquilla, mamma. Tutto il vicinato, regà, si era affacciato, vedeva mia mamma in lacrime e nella disperazione più totale. No, ce l'ho. Mamma, ti sta venendo. Oh, ascolta, ho capito. 10.000 euro di danno, no, come vado a comprare? 10.000 euro, si deve buttare. Si deve la macchina nuova, non ce l'ho. Mamma, stai calma, mamma. Raga, si era sentita veramente male. Stai calma. Le telecamere, già dobbiamo riparare. Le ho viste. Io non ne ho soldi. Mamma, stai tranquilla. Mamma, stai tranquilla, mamma. Non ce la fa. A quel punto, raga, comincia subito a pensare che non avrebbe potuto permettersi una nuova auto. E lì entra ancora di più in panico. E poi scatta di nuovo a piangere. Non fa niente, Maria, tanto era vecchia. Ma che vecchia era bella, era nuova. Mamma, no, mamma, dai. Mamma, stai calma. Mamma, aspetta. Ma poi l'ho pure tutta spostata. Guarda cosa c'è qua. E lì, nello sconforto più totale, ricomincia a piangere. Mamma, ora risolviamo. Stai tranquilla, mamma. Mamma, ora risolviamo. In questa situazione cos'altro può fare un figlio se non consolare la propria madre? Mamma, risolviamo. Era bella, ma stai tranquilla, era mamma. Bella, stai tranquilla, mamma, devi stare tranquilla. Non glielo voglio. Ragazzi, questo è quello che è successo a mia mamma. Io sono schifato. Mamma, vogliamo dire qualcosa ai ragazzi che ci seguono, che vedranno tutto questo? Ragazzi, non prendete spunto da queste stronzate che fanno dei ragazzi cattivi, sono vandali. Mamma, lo so, non mamma, prendete spunto vandali. Da queste cose, sono vandali. Ma no, mamma, stai tranquilla. Siete sempre educati, precisi. Mamma, fai lo so, le mamma. Cose. Cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Ma no, fatto? Mamma, non ma non sei... fatto niente, non è vogliamo stata colpa tua. Mamma, aspetta, mamma, allora, facciamo così. Mamma, sei un personaggio famoso. Ti conoscono tutti, l'avranno fatto solo perché ti odiano. Ai hater, mamma, sono stati... Ma che hater, io non faccio niente di male. Vengono sti hater, ma chi sono questi hater? Mamma, stai tranquilla, hater. Mamma. Vieni un attimo, guardiamo un attimo. Vieni con me. Guarda, pure il radiatore hanno spuntato, guarda. Cioè, ma tutto hanno... Avevano preso il volante, i sedili, la radio, tutto, qualsiasi cosa. Ma questi infami avevano lasciato una piccola traccia. Aspetta, mi sono... Salvo, cosa ci fa sta bandana? Una bandana rossa, esattamente uguale alla mia. Non lo so, mamma. La bandana? Non lo so, mamma, non è mia. È come quella tua, cosa ci fa sta bandana qua? Mamma, non lo so, perché... Ma come non lo sai? No, sto scherzando, ragazzi. In realtà lo sapevo, perché ero stato io stesso a fare tutto questo. Signori, ci siamo, qua dietro c'è l'auto di mia nonna. Siete carichi? Certo. Ma tua mamma non ti ucciderà? Tu stai tranquillo, John, devi solo pensare alla missione. Qui sotto ci sono tutte le armi necessarie per distruggere l'auto. Prendetele! Ok, vai. Ora che abbiamo tutto, iniziate! Yeah.
E senza perdere tempo abbiamo cominciato a distruggere la macchina. Non doveva rimanere niente, neanche i sedili. Signori, la dobbiamo ridurre a brandelli ora che mia mamma non c'è. Ok, adesso bisognava esagerare. Dovevamo distruggere tutti i vetri. Colpo di mazza! Oh! Raga, che è stato? Ma fermi un secondo, perché ho organizzato tutto questo? E perché ho fatto sclerare mia madre? Come faccio senza macchina? L'ho fatto semplicemente per un unico scopo. Io prima ho distrutto la macchina e poi gli ho regalato la macchina dei suoi sogni. Ma questo lo vedrete nel prossimo episodio, se questo video raggiunge i 10.000 like. Ora torniamo a noi. Sono il king dell'auto. Oh, mamma mia. Ok, lo ammetto, ci stavamo proprio divertendo. Signori, da notare il danno che ho fatto con questa semplice zappa. Ma che danno è danno? Tu l'hai staccato un faro. Dobbiamo far capire che in realtà sono degli hater a distruggere l'auto. Quindi, per far sì che mia mamma ci creda, è necessario scrivere qualcosa. E cosa potevamo scrivere se non proprio un bello insulto verso mia madre? Mamma mia, regà, poverina, quando lo leggerà ci rimarrà malissimo. Gli ho scritto stronzo. Dopodiché abbiamo smontato anche il radiatore, i sedili, lo stereo e una parte del volante. Cioè, insomma, non abbiamo lasciato niente. Signori, questa è la situazione attualmente. Guardate, la macchina è tutta scritta. Abbiamo scritto letteralmente qualsiasi cosa. Questa qui non si può più chiamare macchina. Non c'è assolutamente più niente, regà. Questa è la situazione dell'auto davanti, regà. Resi, come mi hai chiesto tu, ho smontato tutto quello che c'era dentro. Questa qui è la macchina interna, non c'è letteralmente più niente, né sedili, né sterzo, né cambio, non c'è più niente, né radio, raga, ha tolto tutto. Ingio, complimenti, hai fatto veramente un ottimo lavoro. Lo sapevo. Raga, sto qua ha veramente delle doti da meccanico. Certo, con questo super martello smonto di tutto. Vabbè, non esageriamo. Ragazzi, dai, muoviamoci, tra un po' arriva mia mamma, dai. Aspetta, c'è ancora un po' da fare. Raga, dobbiamo muoverci però, dai. Ok, ora eravamo ufficialmente pronti per far vedere la macchina a mia madre. Basta, abbiamo fatto abbastanza, manca solamente l'ultima cosa, let's go. Vai. Questa qui l'appoggiamo qui dentro insieme a tutto il resto. E con questa mia mamma capirà che sono stato io a distruggere la sua auto. Esatto, la mia bandana rossa. Aspettate, dove eravamo rimasti con la bandana? Mamma, stai calma. Come ho messo la bandana per fare capire? Mamma, aspetta un secondo, mamma. No, non saranno stati. Cioè, mia mamma mi stava per sgamare, non potevamo perdere più tempo. Stava per scoprire che tutto questo era organizzato dal sottoscritto. E dato che dovevamo riprendere la sua reazione, ho fatto intervenire un cameraman. Salvo, c'è qualcuno che registra! Salvo, chi è questo? Salvo, chi è mamma, questo? Aspetta, ti devo dire una cosa, mamma. Io non sto vedendo più niente, raga. Te lo dico, ok? In realtà, mamma, era solo uno scherzo per YouTube. Ok, so che starete pensando, ma a questo punto conveniva dirle che era uno scherzo? Cioè, poteva reagire molto male. Salvo, questo è uno scherzo, YouTube. La macchina! Mamma, tu lo sapevi? È uno scherzo, mamma. Guardate quell'infamona di Giada che vuole difendersi e quindi diceva che non sapeva niente, quando lei era complice quanto me. Ma zitta, che tu lo sapevi pure. Ma io non sapevo nulla. Ma come era? Mamma era con noi. Non ti salvi, Giada. Ma non sapevo nulla. Ma non sapevo nulla. Mamma, no. Ora come faccio senza macchina? Mamma, i vicini. Non mi frega di nessuno. Mamma, è uno scherzo per YouTube. Ma che scherzo, se la mia macchina è qui. Ma calmi, perché ancora mia mamma non sapeva nulla. Non aveva idea che presto avrebbe ricevuto la sua macchina dei sogni. Colei che ha sempre sognato da una vita. Neanche le tag. Si mi dice questo è uno scherzo. Questo è scemo. Raga, sta rimanendo molto male. Ok, calmo. Nella sua testa le rimaneva soltanto una cosa da fare: piangere. Mamma, in realtà, questa macchina... No, mamma! Ok, si stava sentendo realmente male e dovevamo dirglielo a tutti i costi. L'abbiamo distrutta per un motivo. Mamma, rialzati! Perché non c'è solo una brutta cosa oggi per te. C'è anche un bel regalo. Mamma, devi seguirmi. Mamma, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Cosa ho fatto di male per meritarmi questo figlio? Mamma, fidati di me. Adesso verrai con me in un posto, mamma, e scoprirai quello che ho in regalo per te. Non ce la faccio.
Ok, 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 a questo punto tocca a voi. Questo video deve raggiungere 10.000 like entro 2 giorni. E avrete il nuovissimo video dove regalerò la macchina dei sogni a mia madre. Tutto dipende da voi, ma per adesso vi lascio questo spoiler qua. Ti ho regalato una nuova... Fermi, 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 ora basta spoiler. 10.000 like, mi raccomando.